baffi. È da un po' che non faccio ricette e adesso è l'occasione migliore per farla, visto che domani è il compleanno di mia mamma. Visto che tutti i giorni facevo a mia mamma delle torte caloriche, oggi ho deciso di farle una torta senza glutine, senza lattosio, ma di sicuro buonissima. Ora metto giù baffi perché adesso vi spiego come si fa la nostra ricetta. Baffi, ovviamente, arrivi alla fine del video. La ricetta che faremo oggi l'ho presa dal mio fantastico libro di ricette. Hashtag dolci di Lucia. Ora partiamo subito con la nostra ricetta. Allora, gli ingredienti per la nostra ricetta sono 150 g di farina di mandorle, 80 g di olio d'oliva leggero, 5 g di crema tartaro oppure di lievito per dolci senza glutine, 2 uova, un pizzico di sale, 100 g di zucchero e la scorza di un limone. Cominciamo subito. Per iniziare mischiamo le nostre uova con lo zucchero fino a farla diventare una crema piuttosto liquida. Quindi se vi sembra molto liquida e abbastanza liquida, non preoccupatevi perché deve essere proprio così. E frulliamo a velocità media. Non dobbiamo stare lì tantissimo, proprio basta poco perché deve essere piuttosto liquida. Bene, quindi adesso aggiungiamo gradualmente l'olio e possiamo mischiare con questa frusta qua elettrica a velocità bassa oppure con una frusta a mano. E cominciamo ad aggiungere altro. Ok, adesso la nostra crema è pronta. Adesso possiamo aggiungere la farina di mandorle setacciata e il sale. Ok, noi adesso stiamo facendo la base della nostra crostata, che è una pasta frolla senza glutine. Ora continuiamo a mescolare con il nostro frullino, sempre a velocità bassa, e se volete potete anche farla con una frusta a mano, però io per fare più veloce e meglio uso il frullino. Bene. Bene, ora mettiamo la scorza del limone e poi aggiungiamo il crema tartaro oppure il lievito per dolci senza glutine e poi, che dimenticavo all'inizio, 150 g anche di amido di mais. Ok, bene, e ora li partiamo a frullare. Ok, abbiamo finito. Ora ci diamo una passata con un cucchiaio di legno. Poi mettiamo il nostro impasto in una teglia, in questo caso ho usato quella a forma di cuore, oliata, e poi inforniamo a forno preriscaldato a 180 gradi. Ok, bene, ora inforniamo per 25 minuti. Speriamo tanto che mi venga, perché non l'ho mai fatta questo tipo di torta. Ho fatto molte crostate, però non l'ho mai fatta senza glutine, senza lattosio. E poi mi sembra più molle delle altre pastafrolle, quindi speriamo che mi venga. Quindi a tra poco. Prepariamo la nostra crema pasticcera. Per la nostra crema pasticcera leggera avremo bisogno di 200 ml di latte di riso, 20 g di amido di mais, 40 g di zucchero e 2 tuorli d'uovo. Per iniziare mettiamo in un pentolino il latte di riso, lo zucchero, l'amido di mais, i tuorli, tutto, e amalgamiamo con una frusta a mano. Giriamo bene in modo da eliminare tutti i grumi. Bene, adesso lo mettiamo sul fuoco e continuiamo a girare finché non diventerà bella densa.
Se volete farla diventare molto più densa e molto più velocemente, dobbiamo fare il ballo della crema posticcia. Ecco qui, si sta addensando, ve l'avevo detto. Perché se io non avessi fatto questa meravigliosa danza, la nostra crema posticcia non sarebbe venuta. Bene, è pronta. Ora la mettiamo subito su una torta piena di ghiaccio. Aspettiamo un attimino che si raffreddi un pochettino. Poi prendiamo la pellicola, la mettiamo a contatto e poi mettiamo in frigorifero. Se volete aromatizzarla all'inizio della ricetta, potete anche aggiungere dei semi di baccello di vaniglia. Oppure, come me, adesso possiamo aggiungere un po' di aroma. Io metto quello di vaniglia. Non mettiamocene tantissimo, perché sennò diventa troppo forte. E poi mischiamo. Bene, la nostra pasta frolla è pronta. Ora vediamo un pochino. Dai, sì, dai, potrebbe andare. Per essere la prima volta, ho fatto abbastanza bene, dai. Bene, adesso la sformiamo. Dai, abbastanza carina. Bene, ora ci dedichiamo alla preparazione della decorazione. Allora, per prima cosa prendiamo la nostra pasta frolla e la mettiamo su un piatto, intanto raffredda. Bene, adesso facciamo una bagna alla menta. Io non ho mai bagnato le pasta frolle, però visto che questa qui è una particolare, oggi proverò a bagnarla. E poi tagliamo la nostra frutta. Io ho scelto mirtilli e pesche, voi potete scegliere quella che volete. Ok, prepariamo la bagna. Allora, per la bagna avremo bisogno semplicemente di acqua e sciroppo di menta. Non ne facciamo tantissimo perché non è come i pan di Spagna che dobbiamo bagnargli un po', perché sennò diventa rimane asciutto. Dobbiamo fare non tantissima, così va bene. E poi dopo assaggiamo per vedere. Io faccio un pochino a occhio, non peso niente. Ok, shakeriamo un pochettino. Bene. Perfetta, ho fatto benissimo. Bene, e ora tagliamo la frutta. Io in questo caso ho scelto pesche e mirtilli. Cominciamo a tagliare la pesca. Io l'ho sbucciata. Se voi invece avete le pesche, quelle che possono tenere la buccia, potete anche tenerla. Io l'ho sbucciata perché la buccia di questa qui è un po' pelosina. Ok, ora è tutto pronto, si è raffreddato tutto. Ora possiamo cominciare ad assemblare la nostra torta. Allora, per iniziare mettiamo la crema pasticcera sulla base. Ovviamente questo dopo aver bagnato la base. Ok, ora mettiamo la frutta. Io comincio con i mirtilli. I mirtilli prima erano 125 grammi, però poi io e mia mamma ce la siamo mangiati 25 grammi, perché sono buonissimi. Allora, cominciamo a fare il bordo con i mirtilli. Poi pesche, i mirtilli e alterniamo. Ok, poi mettiamo le pesche. Ora mettiamo ancora un pochino di mirtilli e poi finiamo con un ciuffettino di menta. Bene, mettiamo un pochino e poi mettiamo il ciuffettino di menta. Ecco qui, guardate che meraviglia! Però se volete farla ancora più buona, visto che non siamo intolleranti a niente e la torta è tutta leggera, possiamo mettere un pochettino di zucchero di canna sopra. Così. Li mettiamo in puntare, eh? Soltanto un filino per farla più buona. Ed ecco qui la nostra torta per il compleanno di mia mamma, che è domani. Ovviamente non la posso assaggiare perché è domani il suo compleanno. È finita, è bellissima e sicuramente anche buonissima, anche se è senza glutine e senza lattosio. Ecco qui, vedete anche i baffi, si lecca i baffi. Sembra davvero molto buona. Quindi ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un bel like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo alla prossima ricetta, ovviamente molto più calorica. E ciao!